Attenzione, nessun amministratore, autore o utente di questo canale è mai stato vittima di possessione da parte di un qualche spirito o anima perduta. Per ora. Pitt aveva sempre amato leggere e creare racconti dell'orrore e scoprire storie legate al mondo dell'occulto e del sovrannaturale. Per questo aveva deciso di dare al suo canale YouTube un'impronta horror, non solo attraverso la creazione di audio racconti inediti, ma anche di podcast e contenuti legati a vicende realmente accadute. Una raccolta di storie capaci di spaventare e aprire finestre su qualcosa di ignoto e spaventoso. All'inizio non era stato semplice. Ma con il tempo non solo aveva ampliato la sua conoscenza sul genere, ma era riuscito anche a creare una rete di collaborazioni con numerosi autori, youtuber, lettori e doppiatori, grazie ai quali il suo canale stava avendo una crescita esponenziale. Nonostante il tempo e l'impegno che richiedeva la realizzazione di ogni singolo video, gli piaceva questo suo secondo lavoro di videomaker e sapeva che le soddisfazioni non sarebbero che aumentate col passare del tempo. Quella sera mancavano circa una decina di giorni a Natale e Pete si trovava alla sua postazione di lavoro per sistemare gli ultimi dettagli del video che sarebbe uscito per le feste. Stava per spegnere tutto quando una mail catturò la sua attenzione. Il mittente era Paola, un'autrice con cui aveva iniziato un'interessante collaborazione circa un anno e mezzo prima. Gli piacevano le storie che scriveva per il canale e quando lei gli aveva promesso qualcosa di particolare per il suo prossimo racconto, il suo interesse e la sua curiosità erano saliti alle stelle. Per questo, nonostante la stanchezza, decise di prendersi un po' di tempo per leggerlo. Quando aprì il file intitolato Frau Perksta, però non si aspettava che la storia iniziasse con una specie di disclaimer che diceva: Attenzione. Nessun amministratore, autore o utente di questo canale è mai stato vittima di possessione da parte di un qualche spirito o anima perduta. Per ora, nel leggere quella frase, Pete si sentì un brivido corrergli lungo la schiena. Immaginava già il video partire con quella scritta e la voce del narratore che la leggeva in tono neutro, rivolgendosi direttamente a coloro che avrebbero ascoltato l'audioracconto. Di sicuro catturava l'attenzione, ma gli sembrava in qualche modo inquietante. Trovò ancora più terrificante il fatto che Paola avesse voluto dare alla protagonista del racconto il suo stesso nome. Anzi, cominciava a pensare che la storia parlasse proprio di lei. Il racconto, infatti, iniziava introducendo la protagonista, un'autrice che stava facendo ricerche per una storia destinata a diventare un audioracconto per un canale YouTube. Pete lesse con un certo nervosismo del momento in cui, per caso, la ragazza si imbatté in un'antica leggenda natalizia. Non ho mai avuto problemi a trovare l'idea per una nuova storia. A volte mi basta anche solo un dettaglio, qualcosa che vedo e che sento mentre sono per strada per riuscire a trovare l'ispirazione. Su questo sono sempre stata molto fortunata. Non ho mai avuto quello che molti definiscono il blocco dello scrittore. Per il racconto di Natale di quest'anno, però, voglio qualcosa di speciale. Voglio trovare una leggenda poco conosciuta, una storia originale e di forte impatto. Sono ore che vago su internet alla ricerca dell'idea giusta. E finalmente credo di aver trovato quello che sto cercando. Mi sono imbattuta per caso in un sito dedicato all'horror, all'occulto e alle tradizioni folcloristiche dai risvolti macabri. Guardando tra i post pubblicati, ho notato che l'ultimo articolo, uscito da pochissime ore, tratta proprio di una leggenda legata al Natale della quale non avevo mai letto prima. Frau Pershta. Così viene chiamata questa figura tipica del folklore delle regioni alpine della Germania meridionale. Raffigurata a volte come una ragazza bellissima, a volte come una vecchia vestita di stracci e con un naso a becco fatto di ferro. Si dice che Frau Persta vaghi per il mondo durante quelle che vengono chiamate le notti di Brecht, corrispondenti agli ultimi tre giovedì prima di Natale. Pitt sgranò gli occhi deglutendo a vuoto. Protendendo una mano verso il cellulare, lesse la data, giovedì 14 dicembre, una di quelle famigerate notti di Berchtel. La sua bocca si piegò appena in un sorriso. Le cose erano due. O lei gli aveva mandato apposta il racconto proprio quel giorno, oppure si trattava solo di una coincidenza. Chissà perché, ma lui era più propenso a puntare sulla prima ipotesi. Nonostante questo, il suo sguardo cadde sulla finestra vicino alla postazione di lavoro. Era una sua impressione o c'era un buio più fitto del solito quella sera? Rimase a fissare per un po' le tenebre al di là del vetro, poi si scosse e tornò a concentrarsi sul racconto. La leggenda narra inoltre che Frau Pershta voli nel cielo accompagnata da un esercito di anime perdute, esseri simili a demoni che la seguono nel suo macabro compito, punire i bambini cattivi. E nessun bambino vorrebbe mai incappare in una delle sue punizioni. Perché Frau Pershta? Non gira con del carbone nelle tasche come la nostra Befana, né con la cenere come Santa Lucia. In tasca lei nasconde un coltellaccio, una lama affilata e pericolosa, come le sue punizioni. Un colpo improvviso fece saltare Pitt dalla sedia, strappandogli un'imprecazione. Ci fu un secondo colpo che lo fece voltare di scatto. Si diede dello stupido quando si rese conto che si trattava solo della persiana della finestra che aveva iniziato a sbattere a causa del vento, come se la sua stessa casa avesse voluto fargli uno stupido jump scare da film di serie B. Il problema... Era che non riusciva a capire perché si sentisse così teso e nervoso. Aveva l'impressione che ci fosse qualcosa che non andava, ma non riusciva a definire cosa. Il racconto che Paola gli aveva mandato era strano, diverso da tutto quello che aveva scritto fino ad allora. Eppure, non era certo il più spaventoso. Ma allora perché gli aveva messo addosso una tale agitazione? Deglutendo a vuoto, si alzò dalla sedia e corse subito alla finestra. Quando aprì i vetri, venne investito da un'ondata di vento gelido che, invece di scuoterlo, non fece che aumentare la sua ansia. Si passò quindi una mano sul viso e, dopo aver bloccato velocemente la serranda, si affrettò a chiudere la finestra. Era come se aprendo quel file avesse spalancato una porta su qualcosa che non riusciva a definire e nemmeno le mura del suo appartamento riuscivano più a farlo sentire al sicuro. Aveva la sensazione che all'improvviso due occhi di fuoco si fossero spalancati e puntati su di lui attraversandogli la pelle e i muscoli per scrutare nel profondo del suo essere. Inquieto tornò a concentrarsi sul racconto. Appena ho iniziato a leggere, ho capito di aver trovato la leggenda adatta per la mia prossima storia. Sono certa di aver trovato l'idea giusta, anche se non lo so. Ho una strana sensazione. Ho come l'impressione che qualcuno mi stia osservando, che mi stia studiando per cercare di capire ogni mio segreto. Scommetto che stai provando la stessa cosa. Non è vero, Pete? Ma che cazzo! Il ragazzo staccò la mano dal mouse come se si fosse improvvisamente scottato. Che razza di scherzo era? Come diavolo faceva a sapere quello che stava provando in quel momento? Come? Ci fu uno scricchiolio che lo spinse a guardarsi attorno ancora una volta. Suggestione. Ecco di cosa si trattava. Si stava solo facendo suggestionare. Mise di nuovo la mano sul mouse e riprese la lettura. Senza quasi rendersene conto, iniziò a tremare già dalla riga successiva. Scommetto che adesso ti starai facendo un sacco di domande. Ti chiederai dove voglio andare a parare con tutto questo, e se in realtà io non ti stia prendendo in giro solo per il gusto di spaventarti. Ma tu proseguirai, non è vero? Continuerai. Perché è quello che ho fatto anch'io. Sono andata avanti a leggere l'articolo su quel sito, nonostante tutto il mio essere mi urlasse di non farlo. È stato allora che lei mi ha trovata, nel momento in cui, leggendo quella pagina web, ho appreso della sua esistenza. Lei, Frau Persta. Lo sai come viene anche chiamata la signora delle bestie? Lei non è solo la strega che punisce i bambini cattivi, ma anche la guardiana del mondo animale e della natura. E adesso, Frau Persta è stanca. Molto stanca. Ai suoi occhi ormai, noi esseri umani siamo tutti cattivi. E finalmente ha trovato il modo per punirci. In quel momento un sibilo invase la stanza paralizzando Pete. C'era qualcuno lì con lui. Strinse i pugni e continuando a ripetersi che si trattava solo di suggestione. Presto però al sibilo si unì il rumore di piccoli passi che si trascinavano lentamente verso di lui. Fu allora quando sentì una mano raggrinzita appoggiarsi alla sua spalla, che Pete si voltò. Fece appena in tempo a vedere il bagliore di una lama e due occhi incandescenti con in mezzo un naso adunco che la luce se ne andò, facendolo piombare nel buio assoluto. Pete cercò subito di alzarsi dalla sedia, ma sentì decine di mani afferrarlo per le braccia e le gambe, affondandogli gli artigli nella carne e costringendolo a restare seduto con una forza inumana. Terrorizzato, provò a chiedere aiuto, ma un'altra mano gli chiuse la bocca, provocandogli un conato di vomito per la puzza nauseabonda che emanava. Iniziò quindi a urlare e a dimenarsi in preda al panico e alla disperazione, ma più si agitava, più sentiva quegli artigli adunchi penetrargli nella carne, strappandogli la pelle e aprendogli ferite in tutto il corpo. Poi. Arrivò un dolore improvviso e straziante al ventre, che gli fece inarcare la schiena, mozzandogli il respiro. Anche con la mano a tappargli la bocca, Pit urlò e pianse nel momento in cui la lama che lo aveva trafitto cominciò a segargli la carne, scendendo sempre di più, lentamente e dolorosamente, fino ad arrivare al linguine. Poi. Sentendo le forze venirgli meno, Pit si bloccò. La sua mente cominciò ad annebbiarsi, scivolando in un baratro senza fondo. L'ultima cosa che provò fu la sensazione di gelide mani che, facendosi strada nella ferita, cercavano e frugavano, riversandogli sui piedi le sue stesse interiore. Quando la luce tornò, il computer si riavviò in automatico. Pete digitò la password di accesso e dopo alcuni secondi nella schermata iniziale ricomparve il file di Paola nello stesso punto in cui lui aveva interrotto la lettura. Lei ci punirà, Pete. Ci punirà tutti proprio attraverso quella tecnologia con la quale noi uomini stiamo distruggendo il mondo. Saremo noi stessi a diffondere la sua ira. Ma che cosa ti spiego a fare? È già dentro di te, vero? Nel momento in cui hai iniziato a leggere questa storia, lei ti ha trovato e giudicato. Ormai il tuo corpo sarà già in possesso di uno dei suoi spiriti, così come ha fatto con me. Pete sorrise, chiudendo il file del racconto per aprirne subito un altro. Rimase per un attimo a fissare la pagina vuota, poi iniziò a scrivere di getto, pagina dopo pagina si fermò solo quando un fastidioso raschiare lo distrasse dalla scrittura. Scostandosi i lembi della maglietta in parte lacerata, osservò la lunga ferita sul suo ventre, ricucita con un grezzo filo metallico. Infilò un dito tra una cucitura e l'altra, rimettendo bene all'interno del proprio corpo la paglia che stava fuori uscendo, e separando due sassolini che stavano sfregando fastidiosamente tra loro. Dopo aver sistemato il lavoro che Frau Perchta aveva fatto su di lui, tornò a fissare lo schermo. I suoi occhi brillarono come bracci incandescenti nel momento in cui si rimise a scrivere. Gli ci vollero solo un paio d'ore per finire la sua storia. La stessa storia che hai appena ascoltato in questo audio racconto. E non importa dove tu sia o che dispositivo tu stia usando. Non importa il giorno o l'ora in cui hai iniziato ad ascoltarlo, ormai non potrai più sfuggire al suo sguardo. Quando nelle tenebre sentirai dei passi alle tue spalle, se un fruscio o un lento respiro ti faranno sussultare, spezzando il silenzio della notte, allora saprai che lei sta arrivando. E nessuno può sfuggire al giudizio di Frau Perchta.